Chiediamo l'intervento dell'OCSE. In Sicilia Di Maio e Cancelleri agitano il voto di scambio e vogliono gli osservatori come in Ruanda. Bisogna monitorare il corretto svolgimento delle elezioni, e alla BIN di Luigino chiede anche di rendere noto l'elenco ufficiale degli impresentabili. Dopo la maxi protesta di piazza per la legge elettorale nazionale, il M5S torna sul fronte delle elezioni regionali in Sicilia e chiede l'invio di osservatori dell'OSCE per monitorare il corretto svolgimento del voto. Il rischio, dicono il leader dei 5 Stelle Luigi Di Maio e il candidato Giancarlo Cancelleri in una conferenza stampa a Palermo, è quello del voto di scambio. Roma e la Sicilia sono speculari, continua Di Maio, nella capitale approvano la legge elettorale per fare le grandi ammucchiate, nell'isola non ne hanno avuto neppure bisogno e nelle ammucchiate c'è gente impresentabile e indecente. Poi l'appello ai siciliani, chi si astiene favorisce gli aguzzini di questo paese. Per questo faccio appello ai cittadini, andate a votare, non importa per chi ma andate, ha detto Di Maio aggiungendo che se l'antimafia presenterà l'elenco degli impresentabili in Sicilia dopo le elezioni farà ridere tutto il mondo. Interesseremo l'OSCE, ha chiarito ulteriormente Di Maio, per monitorare il corretto svolgimento delle elezioni. Lo abbiamo già fatto in passato. Interesseremo il direttore dell'ufficio OSCE per le istituzioni democratiche e dei diritti umani. Lo interesseremo perché faccia intervenire l'organismo per vigilare sul corretto svolgimento delle elezioni. Depositeremo nelle prossime ore anche una risoluzione in commissione alla Camera per impegnare il governo a chiedere la stessa cosa che chiederemo noi con due lettere, una di Cancelleri e l'altra mia come vicepresidente della Camera, perché quello che abbiamo visto in questi giorni fa davvero rabbrividire. È molto importante, ha proseguito, monitorare tutte le operazioni di scrutinio, soprattutto in alcune zone, anche i cittadini ci aiutino. Chiediamo a Rosy Bindi di rendere noto l'elenco ufficiale degli impresentabili prima del voto, ha detto Di Maio chiamando in causa la presidente della commissione parlamentare antimafia e il suo impegno per le liste pulite. Da parte sua il candidato governatore del M5S, Giancarlo Cancelleri sottolinea, serve un presidio di massa per la regolarità del voto del 5 novembre, chiamo a raccolta i siciliani liberi per presidiare i seggi, fatevi avanti per fare i rappresentanti di lista. La presenza dei cittadini durante l'attività e durante lo spoglio è molto importante.